Mammografi per la salute della donna con i dati di adesione allo screening in decisa crescita nel 2022 e sistemi radiologici per le esigenze di tutte le fasce di popolazione. Sono le novità presentate nel distretto sociosanitario 13, nel presidio territoriale di assistenza di Gioia del Colle e nel poliambulatorio di Casa Massima. I mammografi e le apparecchiature radiologiche rispondono al bisogno di salute della comunità. I dati di estensione e adesione della ASL Bari sono in crescita nel 2022. Invitato il 52% delle donne e il 46% fa l'esame. A Gioia del Colle la principale innovazione riguarda le prestazioni diagnostiche offerte dal tavolo radiologico telecomandato con un avanzato sistema e elevata tecnologia che costituisce la migliore soluzione per ottimizzare i tempi di esecuzione degli esami. A Casa Massima invece taglio del nastro per il nuovo sistema radiologico e il mammografo digitale 3D di ultima generazione. Un apparecchio fondamentale per la salute delle donne in età da screening. Più di 5.000 tra i 50 e 69 anni in un territorio che comprende oltre a Casa Massima anche Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti. La diagnosi precoce del seno, del tumore del seno, salva moltissime vite, quindi un appello a tutte le donne che ricevono le convocazioni da parte della ASL a non trascurarle e a recarsi presso gli ambulatori dove vengono convocate per fare l'esame. Completiamo la dotazione strumentale di diagnostica per immagini, che è un primo passo verso l'estensione poi dei servizi che un PTA può offrire.